Oh ragazzi, non spingete però. Ho più richiesto a Parma degli ultimi tempi. Ma della storia di Parma. L'ha telefonato anche Tevez e Morata, erano arrabbiati. Perché? Loro hanno segnato e dice non ha parlato nessuno. Lei fa casino, dice, ne parlano tutti da 15 giorni consecutivi. È venuto qui con un piano da presentare al sindaco? Abbiamo già. Piano finanziario. Abbiamo tutto. I soldi? I soldi arrivano. Quando? Di chi sono? Quanti ne hai già tirati fuori? Lei pensa che cosa pensa? Pensa che gioca la squadra? Io penso di sì. Sì, ma lo ha annunciato Lucarelli, il capitano. Ha detto che non andiamo a Genova. Avrà le sue giustificazioni, lo dirà adesso. Ma dove la trova la forza di essere così calmo? Ma lei come fa? Deve essere agitato. Lei con questi che... Ocho! Com'è andata? Bene. Non lo so. Qua tutti si chiedono quanti soldi ha già tirato fuori. Cosa succederà nel prossimo? Niente per adesso. Adesso quali le prossime mosse? Occhio! Ma si è pentito di aver ascoltato il padre. Si è pentito. Chi hai detto? Hai levato il cazzo! Risponderà con i fatti a questa gente che contesta. Quando risponderai? Quando risponderai? Presidente, i prossimi giorni quando? Perché è 3 settimane? Presidente, quando? Sento. Lunedì in procura? Come no? Lunedì in procura? Ma e quanti ne hai rispetto a quanti? Quanti ne hai rispetto a quelli che servono? È questo il problema. Ma di chi sono? Ne chiedono il doppio. Ok, e se ne chiedono il doppio rispetto a quanti ne hai, come facciamo? Stai prendendo in giro la città! Perché a Parma lavorano di solito, a quest'ora non hanno il tempo di venire. Quelli che ci sono tanti. Ma coglione! Ai soldi quando arrivano? Sì, ma va con lei che oggi.
No. Va a vedere il centro sportivo della squadra di Lugia, presidente. Ma la squadra non si allena sui campi d'erba da una settimana, perché non ci sono i soldi per curarli. Valenti, ma dove sta andando lei adesso? Buona domanda. Ma e come farà a allenarsi la squadra senza spogliatoi adesso? Che rapporti è? Anche quelli, eh? Con l'albanese Dacia che rapporti è ancora? Solo per l'autobus. Ha comprato da Londra. Ha comprato da Dacia. Occhio, occhio, occhio davanti. Anastaso che è nato su un'altra scatola vuota come Mavi Gruppo. Quindi da Anastaso ha comprato. La società scatola vuota. Pizzarotti è rimasto contento. È rimasto contento Pizzarotti. Non lo so. Cosa provi? Nulla. Nulla. Come fa a scivolare la posta questa roba che è disastrosa? Non vede cosa c'è. C'è una città che si sta ribellando. È la città. Tu vuol dire che ha presente? Chi l'ha mandato a parte? Tinta, 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 tinta! Adesso si va a rilassare un po' in casa, a Milano? Non c'è niente, siamo in diretta per partire! Sergio! Ha detto che arriveranno i soldi nei prossimi giorni, potrebbe dare una data concreta. È sempre nei prossimi giorni, ma non c'è mai una data concreta. Quanti soldi arrivano? Niente. Come niente? Ha detto che arriveranno. Lei è un campione. Occhio! Cioè, sta gabbando 40 giornalisti, 100 tifosi. Come fa questo corso di self-control? È incredibile. Basta ragionare. Qual è il ragionamento che fa lei? Vai a casa, pezzi di merda, vai a casa! C'è la gente senza stipendio, Collecchio! Vai via, vai! Vergognati! Vai via, vai! Ma vai via, vai! Ma guardami negli occhi! C'è la gente senza stipendio, Collecchio! Vai via, vai! Vai via, vai! Vattene! Ti posso dire partire, cosa vuoi tirare fuori i soldi? C'è la battaglia pulita, mi sento che parli! Sposo! È gente come gli altri! Ci faccio dietro! Occhio alle bici! Occhio! Sentirai i rappresentanti della Lega! Cos'è quello che deciderà la Lega il 6 di marzo? È impressionante, non si è mai vista questa cosa. Come non hai idea? C'è un fenomeno mondiale del calcio mondiale, che lei può andare al campionato del mondo dei paraguri. È impressionante. Ha definito le manette. Ha definito. Come gli spiega un ragazzo di 30 anni quello che sta facendo? Hai messo tabacca in 20 giorni! Ma i sessini gli hanno messo qualcosa di questa situazione. Taccato da mangiare, uomo di merda! Ti devi dare lo stipendio a quella gente lì! Ti devi vergognare, ti devi! Ti devi vergognare! Ma madre sta meglio! Schifoso, vergognati! Sarà già morto da 2 anni tua mamma! Ma più un cazzo! Morta del cazzo! Questa è la scelta. Ma che le pare che è normale questa cosa? No, non è normale. Però sai che noi siamo spinti dai. Come se non spiega che non è normale addosso? Allora. C'è la polizia che la sta proteggendo dietro di noi. Invece di proteggerla da noi. Perché? Evidentemente se non si risponde ha paura anche di noi. Ma Renzi quanto vuole per spendere il pane? Bastano 2 euro. Quanto vuole? Quanto vuole per spendere? 2 euro ci guadagna!
Quanto vale il Parma di Manè? Se è vera, per volete vedere Com'è la situazione? Non ha gente! È chiamato! Bene, magari avrebbe scelto. Ma lascia stare! Qual è il piano decennale? Dove sono i soldi? Senza soldi si fallisce! Vai al braccio! Farlo fallire qua! A fare questa operazione, sai che la fanno la squadra, è quel porco che ti manca, quel tuo figlio maledetto, e a me non dice che ti paga da fare la figura del mastro, quanti soldi vuoi prendere a casa? Dai che fate la calletta di prendere a casa, sei un pestente, non si voleva permettere questa cosa. Se non c'è soldi, adesso l'arco in salato, prendiamo un po' di soldi. I giocatori vogliono i soldi, e i dipendenti. Tocca il Braga! Poi prendi il treno! Vai! Maledetto! Coglione! Prendi il taxi adesso, Chi è che te lo paga il taxi? Maiale! Ti lasciamo per la merda! Ma c'è ancora una charge? Grazie! No, non ascolta nessuno! Io credo che portiamo in stazione! Merda umana! Ma quello fa l'incazzato! Ma vergognati! Ma fai l'incazzato! Ma dai a casa! Bidone! E finire di prenderci per il culo! Basta! Ignorante! Faccia da me! Pinocchio, va qua! Quindi, abbiamo finito! Abbiamo finito! Vai a casa! Ma non rendi conto quel mongolo qua che sta tutte le televisioni addosso? Ma ti rendi conto con un euro? Avete finito di guardare le televisioni? Con un euro tutte le televisioni addosso? Gaio, con un euro! Quale sarà il... Concluda, presidente, concluda! Concluda la risposta! Faccia da culo! Fatti la barba, va! Sbocca giù! Sbocca giù! Devi vergognarti! A prendere per il culo una città intera! Devi vergognarti, devi! Con quella giacca lì di tuo nonno! Ci sono le strisce! Porco Dio! Il piano! Il solito piano! Qual è il piano? Il solito piano! Il prima! Vabbè!
l'ha detto prima, poco fa. Ha detto che è al 50%. Chi l'ha fatto fare? Perché? Perché ci crede ancora almeno. Ci crede, nel calcio del Parma. Lei salverà il Parma? Speriamo di sì. Come speriamo? Sì o no? La prossima settimana dove si allena la squadra? Perché qua non c'è più niente. Perché dice speriamo, Presidente? Non c'è più niente a Collecchio. Dove si allena la squadra? Cosa ci si può aspettare nei prossimi giorni? Va boccato! Nulla che vuole. Valenti, ma lei quanto pensa di andare avanti così? Lo evita il fallimento il 19 marzo? Lo evitiamo o lo diciamo? Me lo dica lei se l'ha detto qualcosa. Come devo dire io? È provato fino all'ultimo, si va, fino a no! Ma cambiamo gli appuntamenti! Cosa risponde a questa accusa? Quella di aver cambiato continuamente gli appuntamenti per schivare i tifosi. Ma io ti seguo! Quindi in questi giorni ha finito sua madre e non ha lavorato sul piano del parco. Ma dove ce l'ha la macchina? Ce l'ha così lontano? No, andiamo col piano a piedi. Andiamo con la macchina! Vai, vai! Merda! Senta, però seriamente, come fa la squadra a giocare se non c'è neanche il campo d'allenamento? Non ci sono gli spogliatoi, ma niente. Accetti l'offerta del lavorante, altrimenti qua.